causa. Allora adesso per l'erosione passiamo dalla giungla alla costa. Vedete, sicuramente. Comunque me la cavo subito in prima l'opera. Questo intervento è nato per l'amore della libertà. Della libertà che c'è, cioè della verità della libertà, se è anche libertà. E posso dire da qualcuno che ha questi stabilimenti che creano su una cosa, no, assolutamente la passeria tecnicamente. Questo territorio nasce perché il Tevere ci ha depositato miliardi e miliardi di tonnellate. Se noi andiamo a vedere la storia, in epoca romana la linea di costa era dove sta adesso il ponte della Scala. I romani vedevano il mare vedevano il mare. Se noi andiamo a piedi da lì per arrivare all'attuale alla foce, sono circa 2000 metri, quindi senza far tante storie, capiamo che il Tevere ha mangiato almeno 2000 metri, un metro fino. Sto processo, che è sempre stato positivo per il territorio, negativo per il mare, si è bloccato purtroppo per una scelta progettuale fatta dai nostri illustri colleghi, che a un certo punto, per difendere Roma dalle alluvioni, si è deciso di fare in quel Tevere ben 4 sbarramenti. Questo ha salvato Roma dalle alluvioni, perché cosa fa una diga? La diga ha un bacino, quando arriva la piena accumula l'acqua fino a che poi ritarda il passaggio della diga. Questo è il potere compensativo del diga. Questo fatto, come ritarda l'acqua, come accumula l'acqua, accumula anche il deposito. In sostanza il deposito che abbiamo alla foce è diventato ridotto al 10-20%. Il biondo Tevere perché era biondo? Perché c'è un sacco del pulvisco, c'è il detrito, di argilla. E siccome il Tevere attraversa un territorio fondamentalmente argilloso di morro, è ricco di questi pulvisco, di frammenti di roccia. Quindi questo perché, difatti, andate a fare una chiacchierata semplicissima, osservazione. Se voi andate sulla foce, vedete che la sabbia della foce a nord e a sud è tutta nera, perché la sabbia ferrosa, cioè più dice, il più pesante si accosta subito alla foce. Più ci allontaniamo fino giù a Capocotta, dove è bianchissima, perché prevale il silicio. Vabbè, chiedete a questa, scusate, dovere perché voglio che i miei concittadini non commettono. Ho iniziato la mia carriera nell'80, quando sono arrivato, con il rifacimento morbido. Ad Ostia sapete, non è vero che Ostia sono macchine, abbiamo inventato anche qualche cosa, non abbiamo fatto capire. All'Italia che cos'è il rifacimento morbido? Cioè nel senso che invece di fare dei scogli, no? Di fare delle dighe sofforte che aiutassero a diminuire l'energia del tubo del morbido. E questo favoriva il deposito. Ecco, tutta l'idea è cosa che molta gente forse si è andata a fare, addirittura in Giappone, non per fare queste cose, ma dove ricordo che i ragazzi di faccio i nostri colleghi in 10 anni hanno fatto diversi chilometri e anche appunto chiuso la parte ingegneria, arriva la parte io sempre ho lavorato sempre tutto il territorio, ho cercato di far valorizzare i suoi beni storici culturali, che noi sono la scuola italiana nostra, chiamiamo ambientali, con ambiente intendiamo natura, storia, tutto quello che produce un territorio. Allora, una delle cause della nostra rovina di questa cosa, della vostra non povera disgraziata Ostia, è proprio questa. La gestione delle spiagge, non esiste posto in Italia, penso, come in cui la privatizzazione della concessione è diventata un diritto. Tant'è vero che questi parlano la mattina, per far venire a casa loro, e poi tu la sera sei riuscito, che devi andare, capito? Allora, d'inverno levano la sabbia, che noi tutti li paghiamo, lo dico perché io talmente, dal comitato delle opere pubbliche abbiamo approvato, cioè c'è la pasta che facciamo, troviamo il progetto. Però io giustamente feci scrivere delle relazioni umane. La fruizione pubblica non sta a sede perché la gente deve andare al mare, ma andare al mare la spiaggia è una largata per loro, non per me, cioè c'è per tutti noi. Allora vi rendete conto, è talmente incancrenita la situazione per cui che questa gente privatizza un bene demaniale, no?
è una cosa naturalissima. Lo strano so io che ancora non ho capito queste cose, no? Oggetto di tante discussioni, arrabbiature, cioè io sono stato, tutti quelli a Ossia che abbiamo fatto queste cose per lo Franco, siamo stati messi al dito. È uno strano, uno che vende fumo, no? Come quando, vi posso dire che ci siamo inventati ad esempio il litorale, perché di fronte il nostro territorio, io lo dico urbanista, ha avuto il 10% dell'abusivismo nazionale, perché lì cioè, ci abbiamo fatto una raccolta. Poi, di come la gente abitava, non ha fregato niente a nessuno, la gente ha i meglio posti, non è una luna, no? E hanno massifi, pensate più a Tunicino, che c'erano corretti, hanno distrutto mezzo mondo. Questo abusivismo però l'abbiamo pagato noi, cose aggiuntive. Tutta questa storia dimostra la complicità di una classe politica nei confronti dei poteri forti, e i poteri che quindi, cioè, ed è risaputo le cabine di tutti gli, dei nostri ruoli istituzionali date in comodato d'uso a certi personaggi, no? Questo poi ha creato la il donarsi costante, la faccia tosta ad andare in Europa a dire che noi vogliamo prendere, abbiamo un diritto nei confronti di centri, perché veramente per il popolo che ha creato, che c'ha il nome, l'aula tra Strasburgo che si chiama Altero Spinelli, mandarsi per fare, se proprio la vergognasse, scusate, io devo dire, sono di Ostia, ma no? Ecco, tanti bene, ma tanti bene. Volevo concludere questo mio piccolo intervento, dove ho parlato di diverse cose, insistendo, come diceva il collega, per capire questa privatizzazione, la privatizzazione della spiaggia è stata ed è una delle cause maggiori della nostra diseconomia, perché se noi riusciamo a rompere questo monopolio, allora vedrete subito che per esempio nasce l'esigenza che non serve, non, noi non ci abbiamo lungomare, capiamo subito perché non abbiamo lungomare, non abbiamo lungomare perché questi, l'economia del mare deve finire dentro, non fuori. Se noi lo rompiamo, apriamo tutto, cosa facciamo? Vediamo subito che lungomare dobbiamo togliere le macchine, non le dobbiamo togliere perché sono antipatico o perché erano so verde, compagno bello e bianco, no, perché il mare deve essere, cioè intorno al mare ci deve essere un'isola, cioè io ho i servizi balneari ma ho anche i servizi ricettivi, allora vedete che il lungomare diventa un'occasione per incontrarsi, per parlare, fare quei chiacchiere con Enrico che dopo anni vedo con piacere, per discutere, per litigare, per fare qualunque altra cosa, cosa che si fa in tutti i lungomari, dove e perché il lungomare di Rimini è famoso? Famoso perché il mare non si limita alla Battigia o alla Venire, ma arriva ai 3-4 isolati che sono attaccati al mare, quello è il problema. Allora noi in questo modo, che siamo la parte più giovane di Roma, in cui l'età media almeno fino al 2004, quando c'era il PNG, c'era, è 28 anni, significa togliere un sacco di lavoro ai nostri figli. Non ho detto che andare a fare il bambino, però significa creare un'attività imprenditoriale. Tra questa, tra tantissime altre cose, come lavorare nell'aeroporto, come tanti. Quindi è fondamentale che noi vinciamo questa battaglia, perché se vogliamo superare la logica che ci condanna a un'economia di sopravvivenza, noi dobbiamo aiutare proprio nella libera concorrenza le attività che possono nascere imprenditoriali da quella. Su questo noi, io personalmente, un contributo penso di averlo dato, nel momento in cui 20 anni fa abbiamo convinto il Ministero dell'Ambiente a creare la più grande area protetta sul territorio italiano, ma riserva la mia vita. So 20 anni però che dorme meravigliosi sogni. Tanto è vero che i nostri concittadini, ma che se ne accorgono quando vanno a chiedere un permesso a un progetto, cioè che praticamente poi che è diventata stanzetta, cioè che dovrebbe essere il parco del litorale, lasciatemi fare questa piccola citazione, insieme a Cederna e compagnia, ma siccome la regione e il comune non l'hanno mai voluto, qui Enrico lo sai meglio di me, non l'hanno mai voluto, tanto è vero da far declassare un decreto che il ministro Pavanna ha restituito la riserva, perché il Ministero dell'Ambiente può istituire le riserve naturali, no? E questa è una bella storia che Marco conosce molto bene. Allora, voglio dire questo, la riserva regionale oggi che cosa?
però per Fortino, cioè questo territorio, così 18.000 ettari da Maccarese arrivare fino a Tor Capoporta, sono circa 18.000 ettari, la metà del litorale. Il litorale è nient'altro, dove è nient'altro che il delta, cioè la deviazione che ha creato nei secoli, nei millenni. Questo territorio, dove questo territorio perché era importante tutelarlo? Non solo perché c'è il mare, o il fiume che già passa di per sé, ma perché lungo la vecchia linea di costa c'è stata la grande area logistica di Roma, Ostia, con il porto di Claudio e Traiano, perché se Roma, potrei fare questa citazione storica, se Roma ha potuto diventare, se Roma è stata una città di 1,5 milioni di abitanti, 1,5 milioni di abitanti 2000 anni fa, era altro 100 volte New York oggi, quindi era la più grande città del mondo, e dovuto essere perché aveva un sistema di approvvigionamento tramite il mare che era eccezionale. Pensate solo che ogni romano era diritto alla pagnotta, io la voglio far semplice da ingegnere, ogni pagnotta un chilo di grano era 1,5 milioni di chili di grano che ogni giorno arrivava a Roma, attraverso il Tevere, più a tutto l'acqua attraverso i... Ecco, però un altro dato, l'ho scoperto da me, gli acquedotti romani portavano a Roma 12 cubi d'acqua al secondo, cioè 12.000, è un cuscello, va bene? Un bel sistema, 12 cubi d'acqua al secondo, indovinate quanta acqua beve oggi Roma? 2, anzi no, ne deve 15, quindi dei 15 sì. 2000 anni fa, i nostri nonni ci avevano l'acqua che ci abbiamo praticamente noi, perché 12 rispetto a 15 è 20% più, insomma. Allora, noi custodi di questi valori, di questa storia, di questa eccezionalità, lasciamo a quattro peracottari che da 50 anni gestiscono il mare alla faccia nostra. Il Sigaroni. Allora, o noi facciamo questo, e io mi stupisco, me ne vergogno pure a vergognarmi. Non è possibile che l'Italia, dove i miei amici, qualche rapporto che ho avuto anch'io, mi dico: guarda, Fausto, è vero, l'aula di Strasburgo si chiama Altiero Spinelli, capito? Capito? E noi manteniamo queste cose qui. Io veramente, ha ragione Sabella, che non so, io trovo vicino, mi ha detto. Ma se lei legge un primo, cioè, fa l'esame di diritto, non so, mi ha detto qualunque esame di diritto, la prima lei capisce la differenza tra un bene pubblico e un bene privato. Cioè, noi stiamo ancora a discutere questo, scusate la mia essere minimale, no? Però veramente sconfortante, perché noi stiamo a disquisire 18.000 leggi, basta, ecco, questa deve diventare una battaglia di civiltà, proprio di civiltà, di dignità di noi ostiensi, contro questo giornalismo facile, io mafioso non c'ero, non lo sono mai stato, non me ce sento, penso di aver dato immodestamente un cos'altro contributo di qualità nella mia attività, come cerco di darlo anche adesso, perché sennò stare qui sabato sera veramente è proprio un ambiente che conosco molto bene. Ecco, io lasciavo, volevo, purtroppo c'avevo una diapositiva, voglio vedere, era una presentazione molto cara, perché l'ha fatta un mio parente che si chiama Aurelio De Stanizza, e che per primo fece capire questa cosa nel suo libro Portus Introvabile, perché è stato il direttore dei lavori dell'aeroporto, e se noi non abbiamo costruito dei lavori dell'aeroporto Civicino negli anni 60, e se noi non abbiamo costruito l'aeroporto Civicino sopra le vestigie del porto del Claudio, lo dobbiamo a questo amico che è la metà di me, che si chiama Rodello, e che era appassionato, che essendo direttore dei lavori, conoscendo il territorio, e quindi si ascoltava la fortuna sua, che aveva come commandante un certo presidente della Repubblica che si chiamava Rondi, e ha detto: qual è il problema? Ha preso il fuori. Questo è un elemento importante, e spiega per la prima volta come si fece, come si allunga. Comunque, voi, per dare cari concittadini, Torre San Michele, la Torre San Michele, la Torre del Guacciana, sono 1560 metri. Quanto è stata fatta la Torre San Michele? 1560. Quindi c'è un metro l'anno per te.
Quindi noi che abbiamo un territorio così giovane, così è, dobbiamo, come sempre siamo stati, come il caro Paolo, a Ostia nasce la legge sulle aree metropolitane, con la battaglia di Ostia Terza nasce l'idea della legge della 5241, la gestione di atti, trasparenza amministrativa. Spero che diventeremo famosi anche per aver vinto questa battaglia, oltre che anche Rossoni, come dice Bruno, c'è ragione, i privatizzatori dei beni pubblici. No, non ci dobbiamo fermare delle ferriere, non era? Le ferriere, cioè, vi rendete conto? Cioè, se noi riusciamo a rompere questo, significa che la gente, leviamo le macchine dal lungomare, significa che è bello fare la passeggiata sul lungomare e io la pizza, invece di mangiarla addosso alla parrucca, me la mangio per qua. Ma non è perché la mangio di qua, perché questo è un'economia per tutti. Scusate se grazie. L'ingegner Testaguzza ha fatto anche questi riferimenti storici importanti. Anche geograficamente Ostia ha il suo valore. Cosa mi dicevo? Qualcuno mi dovrebbe dare tu perché io avevo valore. Siamo praticamente. Una delle cose che mi sto accorgendo, te lo dico con amarezza perché io sono nato qua e mi dispiace molto, che i nostri figli, e spero che ci riuscirò, sto proponendo un giro per le scuole, primo perché hanno perso la memoria di quella che è stata una battaglia che ci consentite di creare un parco in questa zona. Fino all'abusivismo è stata una grande lotta di civiltà, lo stanno perdendo tutti, i ragazzi non hanno la consapevolezza del territorio, come non hanno la consapevolezza l'aula di madre, e non, cioè della loro conoscenza, cosa che invece io girando per motivi di lavoro come quello ho trovato detto in tante altre parti. Cioè, atteggiamo in un paese che però la loro storia era qualcosa veramente, cioè i ragazzi erano orgogliosissimi di raccontare. Noi non siamo mai quindi dovremmo secondo me dedicare molto, perché i ragazzi, se glielo spiego bene, senza prevaricazioni e indottrinamenti, ma spiegandoli e anche un colloquio, un dibattito, i ragazzi seguono. Avevamo individuato una scuola, un campo, che lo scorso anno, quando abbiamo fatto quel convegno, non so, magari è venuto anche lo scorso anno, no? E volevamo invitarli e loro avevano organizzato una cosa proprio, no? Avevamo trovato questa scuola che non c'era più di Ostia, adesso scusi di volta, ma allora, grazie ingegner Testaguzza, grazie Fausto, salutiamo anche Claudio Perforoni del WWF Litorale Roma, anche se avrebbe da dire delle cose, però ha deciso di rimandare, probabilmente dovremo vederci ancora un'altra volta a settembre, subito, fare un convegno anche più lungo, perché sarà in concomitanza. E dicevo storia ma anche geografia, siamo l'unica insieme ad Atene capitale sul mare, si prendono il accesso al mare e siamo tra le poche sul Mediterraneo e siamo tra le poche che facciamo sul mare, ma due porti di mare come Atene e Roma praticamente, uno è occupato dai padroni del mare. Ti voglio dire una piccola cosa, capitando per caso una volta nella vita sei due fortunato, vado a pranzo, c'è vicino con dei miei vicini, che io avevo un mistero, io non mi passa, spesso non mi passa, ci trovo. Allora chiamo l'oste e gli dico, senti, presente, fammi parlare, ci penso io, dottore, ti dico Romano, però. E questo mi ha attaccato un bottone di un tre quarti, un mezz'ora è stato, nel suo inglese australiano, che praticamente lui doveva convincere, giustamente aveva fatto un bel lavoro, perché Roma è al centro del Mediterraneo. Ah, vieni. Cioè, qui ci stanno veramente lì. Al centro del Tirreno, però. Capito? Capito? Lui. Il libro di Tartellette è stato Bruno.